uno dei più importanti esponenti della magistratura italiana, discendente di una nobile famiglia ripana, un uomo che a Grottammare ha gettato le basi per una carriera esemplare quanto difficile. Edmondo Bruti Liberati ha ricevuto il premio Grottammarese dell'anno presso il Teatro delle Energie nella serata del 14 gennaio. Per il prestigio che la sua attività ha conferito alla categoria dei magistrati, alla società italiana e alla nostra città, è una parte della motivazione, annunciata dal cavaliere ufficiale Tullio Luciani, patron dell'evento e protagonista di questa fase, assieme al presidente dell'Associazione Lido degli Aranci Sandro Ciarrocchi e al sindaco Enrico Piergallini, che oltre ad accentuare le qualità e i talenti dei grottammaresi dell'anno, si è soffermato sulla giustizia da un punto di vista filosofico, nonché sulla difficoltà di chi lavora nella magistratura, lavoro in cui si condannano persone che commettono reati, rischiando a volte un pericolo chiamato errore. Un mestiere difficile che però bisogna fare, avendo sempre presente che quella giustizia che si cerca di applicare è una giustizia con una G molto minuscola, soggetta ad errori, e forse se quello è il quadro che mi viene consegnato, quell'angelo custode è quello che forse mi ha evitato di commettere troppi errori. Ecco il quadro di Luciana Leoni consegnato al magistrato. Un angelo che sorregge lo stemma di Grottammare, un capolavoro dorato. Il premio Grottammarese dell'anno fa parte di una rotonda sul mare, idea concepita negli anni 90 e nata all'alba del millennio, che ha visto quest'anno l'illustre presenza dei camaleonti. Livio, Tonino, Valerio, Massimo e Massimo hanno fatto entusiasmare il pubblico delle energie con pezzi come L'ora dell'amore, Eternità, Io per lei, punte di diamante di 50 anni di carriera musicale e con tanto di tributo alla canzone del sole di Lucio Battisti. Una serata d'applausi condotta da Fabiola Silvestri e dal bravissimo comico Gianfranco Fino. Applausi anche per l'attività benefica a favore dell'AIL di Ascoli Piceno, che anno dopo anno ha fatto del reparto di ematologia del nosocomio Mazzoni uno dei capisaldi in Italia. Un traguardo frutto della grande passione di medici e di volontari.